Ciao ragazzi, allora in questi due giorni vi ho fatto dei filmati dove vi ho spiegato nei dettagli come potersi proteggere eh, se si vive in un appartamento, sia di condominio a un qualsiasi piano oppure in condominio al primo piano con il giardino. Oggi vi vorrei parlare... Come noi ci potremo proteggere da queste intrusioni che molto probabilmente aumenteranno in questi mesi a venire se viviamo in una villetta schiera con giardino? Io anche ho vissuto per qualche anno in una villetta schiera con giardino e ho sempre detto a mia moglie che era un'illusione di avere una casa indipendente ma in realtà spesso si è più legati al condominio che eh, abitando in un appartamento è vero che ha questo sfogo magari per i bambini con un giardinetto che a volte è anche solo di porzioni molto limitate, ma è altrettanto vero che mh, se noi viviamo in una villetta schiera abbiamo condomini sia a destra che a sinistra che l'inserimento di cani potrebbe crearci dei problemi con il vicinato. Questo però nello stesso tempo ci crea anche un vantaggio che è molto difficile subire una rapina in villa, che è ciò che le persone temono di più se si vive in una villetta schiera, meno che non si viva in una di quelle villetta schiera di punta dove hanno molto più giardino e in teoria comunicano solo da un lato con la schiera delle altre case, quindi si possono considerare la, stre la stregua delle ville eh, bifamiliari. Allora, per cosa riguarda mh, le intrusioni, avvengono anche spesso nelle eh, villette schiera, ma quasi sempre quando non c'è nessuno e con il semplice scopo di furto. È ovvio che magari voi in quel momento avete qualche parente, i ladri non lo sanno e i vostri parenti potrebbero fare degli incontri senza dubbio poco graditi. Allora, l'inserimento di cani da guardia all'interno di una villetta schiera, io è una cosa che vedo sempre, diciamo, in modo un po' marginale, cioè in una villetta schiera è sufficiente avere un cane da guardia che eventualmente segnali, e per questo vi consiglio una femmina. E tenendo presente che serve una femmina magari da guardia, che è anche più facile magari da chiudere alla sera qualora dovesse. Disturbare in particolar modo è altrettanto indispensabile mettergli un cane maschio di piccola, di piccola taglia in modo che questa femmina non viva da sola e, nello stesso tempo, non viva un'esistenza frustrata che, tra l'altro, conduce anche a una diminuzione sensibile del lavoro che lei andrà poi a fare come protezione della proprietà. So benissimo che molti interpretano il cane come un soggetto che va aggiungersi alla famiglia e non aspettano l'ora di avere la viletta schiera per poter così immediatamente adottare un cane immaginandosi che il cane da solo potrà integrarsi all'interno di un nucleo familiare questo non è possibile è molto difficile e e qualora possa avvenire è molto difficile che avvenga con un cane dal quale noi vogliamo poi eh, un certo tipo di protezione. Eh, quello che io vi consiglio nelle villette schiera è quindi eh, di adottare se vi è possibile le solite grate di sicurezza che vi Ehm, eh, garantiscono massima sicurezza quando voi siete all'interno dell'abitazione di notte e un certo livello di sicurezza anche quando lasciate da sola la vostra casa perché come vi ho detto il continuo passaggio dei condomini ovviamente disturba molto l'agire dei ladri che vogliono entrare all'interno della, ehm, della vostra proprietà allora Potrebbero essere eh, sufficienti anche solo una coppia di cani di piccola taglia che, come vi ho sempre detto, per eh, gli appartamenti, eh, possono senza dubbio, se hanno questo istinto e vedono gli esseri umani un pericolo per la loro sopravvivenza, funzionare da campanello d'allarme e quindi disturbare quello che è l'avvicinamento delle persone estranee. Quindi eh, al contrario di ciò che pensano molti, la villetta schiera non può essere considerata la stregua di una casa singola con giardino, abitazione per la quale io invece consiglio fortemente l'adozione di un paio di cani da guardia capaci perché eh, lo vedo come l'unico sistema reale per poter mettere la famiglia al sicuro. La villetta schiera Può essere difesa benissimo con le grate di sicurezza, un eventuale allarme, e se volete un cane che possa sostituire l'allarme. Però anche lì le modalità di gestione eh, di questo cane, le modalità di scelta e di crescita del cucciolo insomma andrebbero fatte un po'. Sotto l'occhio di un esperto, perché bisogna, come dire, scegliere i soggetti giusti e nello stesso tempo gestirli secondo alcuni principi per poterne poi realmente ottenere i benefici che si desiderano. Bene, vi ringrazio anche oggi molto per avermi ascoltato, che mi seguite in molti in questa rubrica e vi auguro a tutti buona giornata. A presto, ciao.